La china è vicina! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Parafrasando quel modo di dire, la china è vicina, l'ho preso e ho messo la china, perché oggi usiamo la china, ragazzi. Nuova tecnica pittorica e usiamo la china in maniera un po' diversa. Non col pennino, ma incominciamo ad impratichirci con gli strumenti con cui già abbiamo una certa dimestichezza. Pennelli, stecchini, e che cosa facciamo? Un bellissimo volo di farfalle in china. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come ho fatto. Ed eccoci pronti per creare l'effetto acquerello con la china. Quello che ci occorrerà oggi sarà un foglio di carta per acquerelli. Io ho già ricavato il rettangolo che mi interessa. Faremo la nostra solita farfalla da incorniciare nelle mie cornici IKEA, quindi questa è la mia dimensione, che ho estrapolato da un watercolor Fabriano. Userò come pennello un acqua brush della Pentel. Adopererò quali chine? Le chine della Ferrario. Ho qui una gamma di bottigliette che vanno dalla numerazione 1 alla numerazione 15, mi pare, che sono appunto i diversi colori di china, perché la china può essere anche colorata, cioè di tutti i colori: c'è gialla, c'è arancione, c'è rossa, c'è un rosso carminio. Insomma, la china ha dei bellissimi colori. Guardate che bello questo verde, andateli a scoprire, li trovate in tutti i negozi di belle arti. Quelle Ferrario sono davvero ottime perché le ho provate. Poi ci occorrerà naturalmente una matita, un pennello doppio zero e degli spiedi, degli stuzzichini da denti, quello che avete in casa, e dell'acqua con cui caricare l'acqua brush. Come prima cosa ricreo la forma della farfalla. Ok, più o meno per sommi capi la forma è fatta, e sì, cari miei, per sommi capi, perché qui la precisione non deve esistere, almeno nella prima fase del lavoro, quella fatta con l'acqua brush. Subentrerà poi nella definizione con la seconda parte del lavoro, con un pennellino e martora sintetica, un doppio zero, se non addirittura un triplo zero. Io qui ho un doppio zero, se voi avete la mano più pesante usate un triplo zero. Adesso devo essere brava e prepararmi i colori che penso possano essermi utili. Questa farfalla la voglio fare con i toni del rosso, dell'arancio e del nero, quindi metterò le mie chine a portata di mano, quelle che penso possano essermi utili. Io ho qua la 04 vermiglione, la 03 orange, la 02 yellow e la 06 scarlatto, e poi naturalmente metterò vicino a me il nero, che adesso non vedo naturalmente, eccolo qua. Le altre per il momento vanno via. Poi, se volete, fate una recensione sulle chine, una per una, come funzionano i colori, sia diluiti che puri, fatemelo sapere sotto al video, che io ve la farò sicuramente. Cominciamo subito a colorire alcuni punti. Cosa faccio? Mescolo bene le chine. Mi basta solo svitarle, in realtà, perché loro sono dotate di questa sorta di cannula per prelevarle e spostarle, diciamo così. Adesso io, come vedete, ho diviso il disegno a zone. Ora però, per ovvi motivi, devo scaricare la grafite, se no si vedrà anche dopo. Cosa faccio? Io non farò altro che spingere un po' l'acqua, creando proprio una pozzanghera. Adesso altro non devo fare che la seguente. Andateci piano, non usate strumenti che ne buttino troppa china, ma mettete appena la gocciolina necessaria e poi con uno stuzzicadenti veicolate l'acqua da una parte all'altra. Continuiamo a fare lo stesso lavoro, sempre con i vari con le varie tonalità. Questa contaminazione per pozzanghere di diversi colori dà degli effetti molto belli di ristagno del colore che difficilmente si potrebbero dare a pennello. Cosa occorre? Occorre una carta che supporti bene questo lavoro. La watercolor ce la fa. Quindi continuo. Thank you.
adesso facciamo il corpo, che è quasi tutto nero. Quindi all'interno del corpo dobbiamo lasciare delle macchioline di foglio che non devono essere colorate. Delle porzioni di foglio così, nude. Adesso dobbiamo fare asciugare tutto. A questo punto, quando è quasi del tutto asciutto, comincio a definire quelle che sono le parti più scure, cioè le ali della farfalla. E allora immetto anche in questo caso un bel po' di acqua e andrò a toccare i bordi di quello che avevo fatto prima. Prendo un colore, e in questo caso io userò il seppia, che non è proprio nero, ma non è neanche tanto chiaro, ora vedrete, e andrò a immettere il mio colore. Prenderò anche il nero. E ne aggiungerò qualche punto qua e là, ok, in modo da non creare un nero assoluto, ma creare un nero che sia l'ensemble di un colore più chiaro e di un colore più scuro. Su questo colore, proprio in congiunzione, prenderò un arancio e lo andrò a inserire proprio a margine, con delle piccole macchie che farò cadere lì sul bagnato. Adesso compiliamo tutte le parti nere, che sono le parti mancanti, e poi cerchiamo da asciutto di congiungere direttamente con il pennellino le parti e armonizzare il tutto. Adesso vi faccio vedere. Io continuo a riempire con il nero e verrà fuori una sorta di pastrocchio, ma è normale. E poi la definizione la daremo col pennellino 00. Ovviamente, quando vorrò fare andare nei punti più impervi la mia pozzangherina, la spingerò leggermente con la punta dello spiedo. Ok. Arrivati a questo punto, proseguo con il pennellino alternando seppia a nero, perché voglio dare un tono che sia comunque caldo al mio insieme, ma che nello stesso tempo sia anche profondo. Quindi do una passata di nero e poi metto molto 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 seppia e mescolo insieme. Lascio nel mio andare e venire su per il foglio alcune macchiette col fondo bianco, così. Benissimo. Adesso devo definire tutto. Cosa significa? Prendere il nero e portare all'estremo della risoluzione grafica quelle che sono le parti che voglio che siano i contorni, le parti più definite, le parti appunto più fuori del mio disegno, del mio dipinto. E allora prendo il nero, come vedete, e parto proprio dalle ali inferiori, che sono quelle che ho lavorato per prime, che a quest'ora sono belle che asciutte, e piano piano ritorno su tutto, definendo in maniera molto molto più marcata di quanto non abbia fatto prima. Poi all'interno dell'ala faccio delle micro reti, in modo da dare dei toni di
chiaro e di scuro dello stesso nero e ripasso anche i toni più vividi lì dove magari si sono un po' ritirati o si sono fatti imbrunire dal nero che stava accanto. Arrivati a questo punto, con il nero e la punta dello spiedo ben scolata, cominciamo a fare le tipiche righe delle ali delle farfalle. A questo punto, con la china seppia, ripasso tutti gli scuri. E adesso, con la matita, facciamo quello che abbiamo sempre fatto e che sapete fare ormai benissimo. Definiamo le ombreggiature. Anche lei è pronta per essere incorniciata e così abbiamo provato anche un nuovo materiale, in questo modo un po' improprio, senza il pennino, ma con lo spiedo, il pennellino e le pozzangherino. Spero che questo metodo vi abbia divertito, questo è l'effetto finale, adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! La nostra farfalla è venuta bella vivida. La particolarità della china è il suo rimanere molto lucida, molto vibrante come colore, molto sottile come film, adattissima naturalmente su supporti cartacei. Un bellissimo modo di usare la china che non ce la tiene così distante come il pennino, ma non vi preoccupate perché al pennino ci arriveremo piano piano. Quindi potete cominciare, come vedete, con semplici tre colori, quindi tre boccettine che non costano veramente nulla, a impratichirvi a fare qualche cosa, miscelare i colori, diluirli, usarli con lo stuzzicadente a mo' di pennino, diluirli e farli fondere. Sfruttate sempre l'umidità del foglio. Avete visto come a un certo punto io ho sfruttato nella parte bassa delle ali l'umidità del foglio per far espandere un po' di nero anche nella parte colorata. Bene, devo dire che l'effetto poi alla fine risulta molto bello perché risulta proprio intramato, i due colori si fondono, cosa diversa che se lo facciamo a pennello. Invece se la lasciamo andare, la china è meravigliosa. Sì, allenatevi con la china, fatemi vedere cosa farete. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, regalatemi anche a china un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Venite a trovarmi anche lì, mi farà un sacco di piacere se vorrete stare con me. E poi io vi aspetto sempre anche su Instagram, cercate Arte per Te, su Facebook, tutti i link li trovate qua sotto come sempre. Io vi ringrazio sempre tantissimo di farmi compagnia e di darmi sempre lo spunto per creare nuove cose. Questo vi sono veramente veramente grata perché il nostro è davvero uno scambio. Vi mando un grande bacio e vi do appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!